Ok, Jai Jagannath, eccoci qui. Jai Jagannath. Grazie della partecipazione. Facciamo un breve excursus. Stavamo accennando, registra, va bene, ottimo, ottimo. Allora, la mia affermazione, come dire, controversa o diciamo così, trasgressiva è: io non sopporto gli impersonalisti. Attenzione! Ma chi sono gli impersonalisti? Le persone stupide e ignoranti pensano che gli impersonalisti sono quelli che i seguaci di Adi Shankara, capito? I sannyasi, i mayavadi. No. Ok, no. Gli impersonalisti sono quelli che non danno alcuna importanza alle persone. Brava! Grazie. Allora, cosa vuol dire non dare nessuna importanza alle persone? Significa scegliere delle etichette, applicare delle etichette basate sull'appartenenza materiale a un'organizzazione impersonale, a un gruppo impersonale, senza considerare le capacità, le qualità, le attività di ciascuna persona, di ciascun individuo. Quindi, questo è il motivo per cui io dico a tutti che io non appartengo a nessuna mat, non appartengo a nessuna sampradaya, a nessuna parampara, a nessuna successione disciplinare, a nessun lignaggio. Lignaggio sembra, o lignaggio sembra, oh, questi sono diventati gli aristocratici del 1600, no? Il lignaggio. No, ma che lignaggio? Dobbiamo guardare ogni persona individualmente. Chi è questa persona? Che cosa ha capito? Quali sono le sue realizzazioni? Quali sono le sue attività? Quali sono i suoi comportamenti? Quando Krishna parla con Arjuna, nella Bhagavad Gita, Arjuna gli chiede: come si fa a riconoscere uno sthita pragya? Krishna non gli dice se c'ha il bollino blu del Vaishnava, Dvaita, Advaita, Shuddhadvaita, Pinco Pallo Filo Advaita, sacro. il filo, la maglia, il maglione, bianco, rosso, verde, arancione. No, no, non gli dice niente di tutto questo. Gli dice come si comporta, cosa dice, cosa fa. Per questo la gente rimane confusa perché io sono aperta a trattare, a collaborare con le persone di qualsiasi posto siano, di qualsiasi gruppo siano. A me interessano le persone. Non mi interessa uno che è completamente senza qualificazioni, senza realizzazioni, senza capire, senza nessuna conoscenza, che dice: oh, io sono rappresentante del G. Ma che G? Rappresentante di che? Di tuo nonno. Cioè, ma sei rappresentante di nessuno. Non sei rappresentante di nessuno. Questi qua che tuonano e dicono: oh, il Varnashrama Dharma è basato sull'identificazione del corpo. Ma che? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Così, questa storia di cui dopo parleremo stasera, della Madhva Sampradaya e della sua posizione verso Radharani. Alle 18:30, sempre lo stesso link. Ta-da! Ecco qua. Anche lì bisogna tirare in ballo il discorso del personalismo. Comunque, andiamo oltre questa breve digressione sull'impersonalismo. Vogliamo dire ancora qualcosa sull'impersonalismo? Perché il concetto di liberazione è collegato all'impersonalismo. Infatti, Esatto. infatti. Quindi siamo sull'autostrada. Ok. C'è qualche elaborazione, qualche suggerimento, qualche domanda, qualche obiezione a questo punto? No. Vai, pigia l'acceleratore e andiamo alla prossima uscita. Allora, la liberazione, detta moksha o mukti,
Significa semplicemente liberazione. Dal Liberazione da cosa? Ok. ciclo delle nascite e morti, no? Sì. Questo è un aspetto. Sì. E come si fa a raggiungere la liberazione dal ciclo delle nascite e morti? Liberandosi dai condizionamenti materiali. Ne avete sentito parlare di questa cosa? Sì. Bisogna liberarsi dai condizionamenti materiali. Mantra È il ripetuto. mantra. Ma quali sono questi condizionamenti materiali? Non quello di pensare. Cioè, certa gente pensa che il condizionamento materiale di cui ci dobbiamo liberare è usare il cervello. Sabò, no, tu sei No, condizionato a usare il no, cervello. non puoi pensare perché sei condizionato dal piccolo io o falso ego. Brava, brava. Quindi. Esatto. Quindi Krishna dice quali sono questi condizionamenti materiali. Sono due. Io e mio. Brava. Promossa. Studio. Promossa. No, è vero. Io e mio. Che Quindi. sono quelli, Parama, Sì. ti dico una cosa Dimmi. importantissima questa, che sono quelli che mi hanno spinto a me individualmente così, stranamente sono arrivati nella mia mente senza che nessuno mi avesse indottrinato, automaticamente dentro di me. Che sono stati il motivo per cui io sono andata a Villa Vrindavana a vivere al tempio. E c'è il testimone, se sta sentendo, Mukunda Das, che fu, diciamo, una mia rivelazione a lui, davanti a quel meraviglioso panorama seduto, perché lui mi stava chiedendo perché. E io, gli dissi proprio a quel tempo, mi voglio liberare di io e mio. Cioè, ma non è perché l'avevo letto, Paramati, veramente, Maini, lo sai che sto Maini, sincera, proprio perché frena un dentro di attimo, me andiamo sentivo alla questa stessa cosa. velocità, Sì. andiamo alla stessa velocità. Sai perché? Perché tu lo sapevi prima. Questo è un altro aspetto dell'impersonalismo, pensare che le persone sono tutte tavole vuote, Tabula rasa. tabule rase, lavagne vuote. Non hanno nessuna realizzazione che si portano dietro le vite precedenti. Ah, quindi questo è proprio l'origine dell'errore, del malinteso, insomma. Questo è uno degli aspetti più fondamentali del malinteso. Perché quando arrivi da un impersonalista, tu gli dici: no, tu non hai nessuna responsabilità, nessuna personalità, nessuna conoscenza, nessuna realizzazione. Adesso ti formiamo noi, ti costruiamo, ti modelliamo noi. Ma questi sono personalisti, secondo te? No, perché loro dicono che noi non sappiamo niente della spiritualità. Ma chi Quindi, gliel'ha siccome non detto? si, Ma chi non lo gliel'ha so, detto? questo è quello che dicono loro, Lo Parama, so, te lo lo so. Ma dico. questo è un classico comportamento dei personalisti. Perché per loro le persone sono tutte uguali. Tutti sono ignoranti, tutti sono completamente vuoti. Sono questi qua che inveiscono tanto contro le persone, sono i peggiori impersonalisti che io abbia mai visto. Sono nichilisti proprio. Perché ciascuno di noi sta facendo un viaggio. Loro pensano che quando parlano al guru che dicono vita dopo vita sei il mio maestro. Cioè, da adesso, comincia da adesso la vita dopo vita, non ha mai avuto vite precedenti? Allora, se tu riconosci che io ho avuto vite precedenti, devi riconoscere che io ho già un maestro. Vita dopo vita. No, loro ti trattano come se tu fossi zero. Non sei niente, non sei nessuno, non hai nessuna realizzazione, non hai mai avuto vite precedenti, non hai imparato niente, non sai niente, sei stupido. Ok. Adesso ti costruiamo noi a stampino. A stampo industriale, no? Tira giù la maniglia, queste sono le regole. Questo è quello che devi credere, credere, obbedire, combattere. Chi sono gli impersonalisti? Mi domando.
Quindi, allora, ritornando al discorso per cui noi siamo invece delle persone, stiamo facendo un viaggio, dobbiamo liberarci dai condizionamenti materiali. Allora, i condizionamenti materiali di io e mio sono quelle che Rupa Goswami chiama Narada Pancharatra, Narada chiama etichette. Allora, c'è questo famoso verso, Narada Pancharatra, che dice: Sarvapadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam bhaktir uchate. Per bhakti si intende essere completamente liberi da ogni etichetta. Ta-da! Questa è un'altra di quelle cose, le bombe atomiche. Allora, io Io ho sono. l'etichetta che sono donna e devo rispettare il Varnashrama Dharma, perché adesso sono in questo corpo e quindi io devo, No, questo è quello che mi dicono, ma poi i livelli alti è Parama, no, cose, no, ascolta, ascolta, nimica. ascolta, ascolta, ascolta. Il Varnashrama Dharma non è quello che pensano Esatto, infatti questo l'abbiamo detto, no? loro. Allora, l'etichetta è: tu sei donna, ti devi comportare da donna. Poi Sì, questo. Sì, cosa perché è devono fare le donne necessario secondo per te? Varnashrama Dharma, ne parliamo un altro giorno. No, no, ma a parte tanto vale per tutto, pure se sei uomo. Bravo, Cioè, nel cosa. senso che devi, diciamo, vivere questa esperienza in questo corpo che fa parte del Varnashrama Dharma e quindi tu attraverso questo corpo capisci altre cose. Quindi è un passaggio che tu devi fare per progredire. Lascia E perdere il loro ti Varnashrama Dharma. dicono, che cos'è questo corpo di donna. Te lo dicono loro. O ti Bravo. dicono che cos'è questo corpo di uomo. Lascia Perché poi è la perdere, stessa. Manini, lascia proprio perdere il Varnashrama Dharma, che assolutamente dobbiamo parlarne in modo molto chiaro separatamente, perché se cominciamo a parlare del Varnashrama Dharma qui, chi sono gli uomini, chi sono le donne, chi sono i Brahmana, andiamo completamente fuori strada. Però va rivisto pure questo, Come quindi. no? Perché sono. Ecco. Perché sta, sparla, sparlano, sproloquiano di Varnashrama Dharma e non hanno la più pallida idea di quello che stanno dicendo. Loro ti dicono: il Varnashrama Dharma è così. Ma chi te l'ha detto a te? Ma chi te l'ha detto? La Manu Samita, no? Ma quale Manu Samhita? Ok, parleremo della Manu Samhita quando parliamo della Varnashrama Dharma, se no andiamo veramente, andiamo completamente fuori strada. Allora, dicevamo, liberarsi dalle etichette, ok? Sarvapadi, Bhakti, adesso stiamo parlando di Mukti, Moksha e Bhakti, ok? Varnashrama Dharma è una cosa sociale, non c'entra niente con la realizzazione del sé. Ok, quindi. Io e mio, tutto ciò che ha a che vedere con io e mio a livello materiale è un condizionamento materiale e deve essere eliminato, deve essere abbandonato. Questo porta alla liberazione, perché se tu non hai più identificazioni materiali, non hai più senso di possesso, di appartenenza materiali, tu non hai più bisogno di un corpo materiale. Che te ne fai? Non ti serve più. Ora, se noi in questa vita stessa, come dice la Bhagavad Gita, in questa vita stessa noi dobbiamo liberarci dai condizionamenti materiali, dall'io e mio, Ahankara e Mamato. Ahankara, io e mio, Ahankara e Mamato sono ancora più precisi rispetto a io e mio. Certo. Perché io e mio possono essere interpretati magari un po' male, ma Ahankara vuol dire io sono quello che fa, io sono quello che sceglie, che decide, che io sono questo o quello, eccetera, eccetera. Io sono, io faccio. Ahankara.
Infatti, ok? Quindi si riferisce a tutte le posizioni. Io sono presidente del tempio, io sono membro della Godiamat, io sono il capo, io sono un uomo, io sono italiano, io sono giovane, vecchio, grasso, magro, che ne so. Cioè, questo è tutto io sono, io faccio perché sono io, capito? Ora, il mamato vuol dire mio sia nel senso di possesso che nel senso di appartenenza. Quindi Il mio guru. la mia famiglia vuol dire sia io ho una famiglia, cioè possiedo una famiglia, sia io faccio parte di questa famiglia, quindi la famiglia possiede me. Quindi sia Amakara che Mamatva sono relativi alle situazioni materiali temporanee. Il vero aham, il vero io, è trascendentale. Ma anche diciamo così, anche Adi Shankara riconosce che l'io continua ad esistere, che la bhakti non è materiale. Io non lo so chi è che di voi ha sentito parlare della canzone Bhaja Govinda. Sì, però adesso le Shankara, parole. Shankara. Adi Shankara, Bhaja Govinda. Shankara, Shankara c'è. Bhaja Govinda Mudabhate. Adorate e servite Govinda, imbecilli. La muda amata vuol dire proprio Muda, imbecilli. muda. Muda. Becce. Muda, proprio. Muda amate. Perché tutte le speculazioni che state facendo non vi serviranno niente al momento della morte. Questo è un impersonalista, secondo voi? No. Ok, questo è Bhaja Govinda. Avete sentito parlare del Jagannathastaka? Jagannath Jagannatha Ashtaka, no. Swami, Nayana Pathagami, Bhavantume, quello che cantano i Ratha Yatra, i devoti. Sì. Chi Sì. l'ha scritta quella Abbiamo canzone sentito lì? sempre lui, Shankaracharya. Ma sì, ma guarda, ma penso, ma penso. La Gita Mahatmya, dove c'è scritto che ci sia una sola scrittura, la Bhagavad Gita, che ci sia un solo Deva, Krishna. Secondo voi chi l'ha scritto? Sentiamo se. Sempre lui. Oh, ma va? Pop! Cioè, viene fa. Sapete quante canzoni devozionali ha scritto Adi Shankara? Navalanga. Navalanga. Quindi era poeta pure. Certo. Infatti tutti gli studi, le preghiere, eccetera, sono tutti, diciamo così, stotra, stuti, shukta, eccetera, che ci sono nella tradizione vedica, sono da cantare. Da cantare, sì, la solita Cioè, cosa, sì. capito? Per cui non è che. Cioè, è cantautore, Cantautori, sì. capito? Ed è un personaggio incredibile. Cioè, chi è che ha installato le divinità di Jagannath diciamo così, migliaia di anni fa, nella storia? Chi è che l'ha installato? Adi Shankara. Shankaracharya. Praticamente, diciamo, l'adorazione di Jagannath era stata così dimenticata che non c'era più nessuna traccia di tempio e le divinità erano state sepolte sotto un albero a Jajpur, che è a 150 km da Pur. Adi Shankara è andato là, trovato l'albero, ha tirato fuori le divinità, è andato dal re Yayati Kesari, e gli ha detto: senti, perché non facciamo un bel tempio per Jagannath?
Questo para, ma quando esattamente da un punto di vista temporale? Questo dal punto di vista temporale storico è interessante perché secondo l'Accademia Convenzionale Adishankara sarebbe vissuto nel IX secolo dell'era attuale, cosiddetto dopo Cristo, Quindi, dell'Ottocento, non 1800 ma 800. 800. Ma Ah, prima del 1000, quindi prima sì, dell'invasione, sicuramente. tutto prima dell'invasione. Ma no, l'invasione no, è cominciata nel 700, quindi è cominciata 100 anni prima. L'invasione Quella dei islamica, musulmani? sì, Islamica? subito. Ah, io pensavo nel 1000. No, no, nel 1000 Ah, ormai erano già impadellati per s'erano veleno. insediati già. No, no. Ah. Però, secondo la tradizione, diciamo così, induista, la tradizione delle Shankara Math, Adi Shankara sarebbe vissuto nel 1500 avanti Cristo. Prima, molto prima, sì. Molto prima. Dimmi. Sì, però dico, Adi Shankara aveva questa forte componente di Bhakti, che però a un certo punto, come è successo che poi la sua scuola nel corso dei secoli successivi ha assunto delle posizioni che Come è non... successo, come succede con tutte le scuole, con Sì, tutte le certo. organizzazioni. Come dicevo prima, dobbiamo smettere di pensare in termini di mat, parampara, sampradaya, lignaggio, eccetera. Dobbiamo analizzare ogni persona specificamente. Perché se tu vedi che cosa è successo al movimento di Prabhupada in meno di 100 anni, noi possiamo immaginare cosa è successo al movimento di Adi Shankara in 2500, 2000 anni. Il problema della degradazione lo dice chiaramente Krishna Bhagavad Gita. Sakaleneha Mahata Yoganashta. Con il tempo il collegamento viene distrutto. Perché, specialmente in Kali Yuga. Specialmente in Kali Yuga. Ma dicevamo l'altro giorno che ancora prima che Bhaktisiddhanta lasciasse il corpo, già aveva detto qui stiamo andando tutti a rotoli. Cioè, ha detto chiaramente, nella Gaudiya Math c'è un fuoco, la Gaudiya Math sta andando a fuoco. Perché i miei discepoli sono interessati soltanto ad accaparrarsi ciascuno le stanze migliori. Gli interessi, infatti, a un certo punto, quando, ma questo addirittura quando ha incontrato Abhay Charan, che poi è diventato Bhaktivedanta Swami, gli ha detto: io venderei tutti i templi che ho costruito, pietra su pietra, per stampare libri. Perché, secondo te? Perché aveva già capito. Cioè, ma già, ancora prima che Bhaktivedanta Swami Prabhupada avesse l'idea di cominciare a fondare la ISKCON, già la Gaudiya Math stava andando a rotoli, stava crollando. Bhaktisiddhanta ha detto chiaramente, tutti lo riconoscono, che voleva vendere i templi, vendere i mattoni dei templi, perché non ne poteva più. E quanto tempo era passato? Due Quindi anni e Parama, 50 anni. scusa una cosa, quindi Dimmi, dai. praticamente valutando le cose per come stanno, no? Quindi le due possibilità che ci sono per andare avanti bene è o un percorso individuale come cerchiamo di fare noi, di crescita attraverso lo studio proprio diretto, no? Dei testi reali e Certo. dell'interpretazione giusta, o la comunità agricola, perché la Allora, comunità le due agricola, cose. hai Allora, ascolta, ascolta, esatto, ho capito cosa capito intendi. che voglio Sì, dire? sì, sì, Cioè, sì, sì. quello che Ho riusciamo a capito. Ma salvare. non sono due cose diverse. Non è No, o. certo, no, no, Oh. chiaro, Oh. sì, Allora, certo. tutte e due queste cose erano esattamente quelle che aveva in mente Bhaktivedanta Swami.
nessuno che abbia anche un pochino di cervello pensa che si può fare a meno dell'evoluzione personale in quella che viene chiamata la realizzazione del sé. Cioè, voglio dire, ma la realizzazione è che se tu non ti realizzi personalmente, che realizzi? Cosa hai realizzato? Realizzazione del sé, Fai quale parte sé? di un'organizzazione e che Brava. sei lo strumento per l'organizzazione. Diventi uno Realizzi i piani degli strumento. altri. Realizzi, diciamo, un, I come, piani degli diventi, altri. sì, Esatto. diventi, accetti di far parte di Ma è quel piano questo che lì. bisogna buttare via. Ma lo dice il Bhagavata Purana nel primo verso. Il primo verso del Bhagavata Purana, Dharma Projita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam. Questo Bhagavata si oppone, proprio, abbandona, respinge, rigetta, signori, rigetta, che non è il verbo giusto, ma lo usano tutti i devotesi, però. Tutte le forme di religione che sono basate su questo tipo di ignoranza. Perché questa forma della mat, del lignaggio, della parampara, dell'organizzazione materiale, ma Bhaktisiddhanta tuonava contro le organizzazioni spirituali, religiose. Tutte le persone illuminate tuonano, hanno sempre tuonato contro tutta l'organizzazione religiosa. Tutte le persone che hanno un minimo di cervello, di buddhi, hanno riconosciuto il fatto che la realizzazione da sé è la realizzazione da sé. Noi, ciascuno di noi deve crescere, deve migliorare, deve evolversi. Deve raggiungere il livello trascendentale, ma tu non è che raggiungi il livello trascendentale perché ti danno la tessera del partito. Partito trascendentale, oh, adesso sono trascendentale. Scusa, cioè, che E trascendentale se non ci sei? stanno i templi, dove vanno le persone? Ah, e questa è la seconda parte della questione. La questione sociale. Ok? Allora, un conto è quando Krishna nella Bhagavad Gita dice compi il tuo dovere, ma con la conoscenza, con la consapevolezza trascendentale. Significa che tu la consapevolezza trascendentale ce la devi avere sempre. Tu devi smettere di pensare: io sono un uomo, sono una donna, sono un presidente del tempio, sono anziano, sono giovane, sono italiano, sono indiano, sono. Ma, cioè, devi sapere, devi essere consapevole che tu sei l'Atman. Atman significa parte del corpo di Dio, sia a livello trascendentale che a livello materiale. Questa è la realizzazione del Brahman. Ok? Senza la realizzazione del Brahman non si va da nessuna parte. La Bhakti, che non ha la realizzazione trascendentale, viene chiamata Prakrita Sahaja, che significa sentimentalismo materialista. E tutti quelli che Radhasa mi mandano la fotina della radina così, questi sono Prakrita Sahaja, Mamma grazie. mia, terribile, guarda. Grazie. Quelli che Germasa mi mandano il Crisciino con il burrino, questi sono Prakrita Sahaja. Oh, meno male, Madhava, eh sì, Madhava Parama, cioè veramente, guarda, io veramente ogni volta mi stranisco quando li vedo, allora penso, dico, Dio, faccio offese. Ma no, sono Prakrita Sahaja perché no, si fermano lì. Non è negativo ma vedere il dipinto di Radharani che fa le ghirlande o di Krishna che mangia che infila le mani nel vaso del burro. Non è negativo. Il No, problema è no. la mentalità di quelli che te la mandano Io e c'ho pensano che l'hanno Gopalino. fatto. Io Oh, c'ho però Gopalino. ci siamo liberati dall'incombenza canonica di mandare in giro le fotine. Buongiorno, Sì, i santini. Masami! I santini. Oh, esatto. Esatto. I santini.
Santini, dai, sui Santini, su. Cioè, Dai. c'è questo aspetto agiografico fortissimo di queste figure che sono ridotte a questa cosa. Cioè, Adorabile, voglio spiegare perché molti pensano che si tratti della geografia, cioè, No, no. ageografico vuol dire le storie, diciamo così, gli aneddoti, vanno benissimo, nessuno può dire che io sono contro le Ma presentazioni certo. ageografiche dei Purana, perché questa Sì, è ma una non c'è ballata dei solo Purana. quello, non c'è solo quello. Il problema è che i Purana, quando ti presentano queste storie geografiche, ti danno anche la filosofia. Mentre invece questi qua, la filosofia, la buttano via e restano su Bollywood. E questo è Restano su imperialismo. commerciali, sui santini, sulla vecchietta che va a accendere la candelina in chiesa. Invece che accendere la candelina in chiesa, accendi la lampada di Ghi a Damodara perché è cartica. Vabbè, certo, meglio Damodara che Gesù Cristo Certo. inchiodato, però voglio dire, ma lì vi fermate, eh? Non è che siete diventati trascendentali per proxy, per associazione. Se volete diventare trascendentali, dovete diventare trascendentali. Dovete liberarvi da Ahankara e Mamata, dall'identificazione materiale, dagli attaccamenti materiali. Ovviamente c'è un viaggio da fare. Non è che Certo. uno dice, ma non ce li ho più e via. No, bisogna fare un lavoro adeguato. Però chi condanna il concetto di liberazione come impersonalista non ha capito una cicca frusta. La Bhagavad Gita, la conclusione della Bhagavad Gita dice: Brahma Bhuta Prasannatva Naso Chatina Kanchati Samaksarveshu Bhuteshu Bhaktim Labhate Param. Labhate vuol dire raggiunge. Quindi la vera bhakti, la bhakti trascendentale a Krishna, si può raggiungere solo dopo aver raggiunto il livello del Brahman. Certo, sì. Questo Sì. Brahma Bhuta, questo livello dell'esistenza del Brahman, la consapevolezza del Brahman, è Prasannatma, vuol dire che sei sempre soddisfatto. Sei sempre contento. Quello che arriva te lo manda a Krishna, dice, vabbè, ok, vediamo cosa ci possiamo fare. Il classico salamita ti manda i limoni, vediamo cosa ci possiamo fare. Facciamo una limonata. Facciamoci boh, gelato al limone, so, qualcosa ci faremo, ok? Prasannatma, associati, non si preoccupi per niente, perché tutto succederà, tu fai il tuo dovere, non ti preoccupare del risultato e vedrai che tutto si aggiusterà. Associati, nakanshati, non aspira mai a niente. Questo non significa che non si impegna con tutta l'intelligenza, con tutta l'energia a fare il suo servizio. Qui dobbiamo fare una distinzione tra la persona come identificazione materiale e il servizio e il dovere. Krishna non gli dice non fare il tuo dovere perché il tuo dovere è un attaccamento. Perché tu, no, non devi pensare che sei uno kshatriya, perché lo kshatriya è un'identificazione materiale del Varnashrama Dharma. Dice così Krishna? A me non mi sembra mica. Allora, questi qua che dicono la Bhagavad Gita così com'è, ma l'hanno letta la Bhagavad Gita? Che Bhagavad Gita hanno letto? Mi domando, eh? Mi domando. Andiamo avanti. No, perché? Capito? Allora, nakanshati samak sarveshu bhuteshu. Samak vuol dire equanime, e Krishna lo dice tante volte nella Bhagavad Gita, che bisogna lavorare per il bene di tutti gli esseri, bisogna essere equanime verso tutti gli esseri. Equanime non significa imbecille. No, quando Krishna dice che la persona saggia vede
Namo Equanime, Brahmane Gavihastini Suni Chaiva Swaparicha. Ok, il Brahmana, la mucca, l'elefante, Il mangiatore di i carne. cani, il mangiatore di carne. Cioè, non è che se li vedi in modo equanime vai a mungere il Brahmana e a chiedere alla mucca di cantare gli inni del Veda. Cioè, non è che bisogna essere imbecilli, bisogna vedere che ognuno di queste give è un Atman e fa parte del Brahman. Che io non è che posso fare del male a qualcuno pensando che sia un mio vantaggio personale. Perché non è vero, siamo tutti collegati, siamo tutti parti di Dio. Siamo tutti parti di Krishna, parti del Brahman, parti di Vishnu. Chiamalo come vuoi. Che Vishnu sia un avatar di Krishna, Krishna sia un avatar di Vishnu. Ma cosa vuol dire? È la stessa cosa. Cioè, non è vero. Ok. Quindi, questo è il livello del Brahman. Quando uno vedi che disprezza la realizzazione del Brahman, o addirittura la condanna, è sempre c'ha sempre la fissa che c'ha i nemici, che non deve permettere a nessun altro di fare servizio devozionale, non deve permettere a nessun altro di fare, cioè I cartelli fuori dal tempio. Tu sei discepolo di, quindi non puoi fare servizio qui. anche quelli che ti dicono che tu non puoi L'hanno dare fatto, servizio eh? alle tue divinità di casa perché non c'hai lo standard adatto. Questi qua sono usura, perché quello che stanno facendo? Stanno impedendo il servizio devozionale a Krishna, nient'altro. Non è che loro sono autorità, sono asura. L'unica qualificazione che hanno è di essere asura. Perché quello che stanno facendo è impedire il servizio devozionale. Quando Krishna, Bhagavad Gita, dice: mi accontento di un fiore, una foglia, un frutto e dell'acqua. Vedete? Quali sono gli standard che dobbiamo rispettare? Cioè, questi qua sono più furbi di Krishna, ne sanno più di Krishna, evidentemente. Ne sanno più di Krishna. Krishna chiede una foglia, un frutto, un fiore dell'acqua, loro dicono no, 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 quale acqua? No, no, bisogna avere uno standard elevato. Perché sennò non puoi fare adorazione. E poi in India ce l'hanno tutte le divinità dentro la cucina. Ma guarda, ma ti ho fatto vedere la foto di quella ragazzina che si portava in giro il suo Certo, gopalino. Gopalin, Ma sì. cos'è? Mirabai faceva la stessa cosa, eh? Mirabai andava sempre in giro con Krishnamurti di Krishna sotto braccio. Ma allora, ma dove siamo? Quali standard? Questi qua sono diventati peggio. Vabbè, ok. Pling. Beep. Chiudiamo l'argomento. Ok. Torniamo alla liberazione. Quindi, solo dopo aver raggiunto la liberazione dai condizionamenti materiali, uno può veramente cominciare a praticare la Bhakti. Quindi, dal Prakrita Sahaja passa alla Vaidhi Bhakti, cioè comincia a praticare Regole. le regole. Ma dopo aver capito, dopo aver abbandonato i condizionamenti materiali, perché se continua a mantenere i condizionamenti materiali e si impegna nella Vaidhi Bhakti, è come se remasse come un pazzo la barca, ma la barca è ancora legata al molo. Dov'è? Dov'è? Dove stai andando? Sei lì che ma sono Vuoto. 3 giorni che sto remando! Ma dove sei andato? Soprattutto si creano le mostruosità che si vengono che assistiamo, cioè nel senso Esatto. che se uno reprime una fa finta di non avere identificazioni, no, si illude di non avere identificazioni e poi le ha nel momento in cui esercita
una regola su se stesso, è chiaro che esplode perché non riesce a sopportarla Sì, quella ma poi la regola. cosa peggiore è che dopo lui, Certo. pensando che Muta tutto. fake it till you make it, come dicono, Sì, come io ho sì. sentito dire troppe volte dagli antichi devoti americani, fake it till you make it, fai finta finché diventa vero. Cioè non è che diventa vero, loro si convincono che è diventato vero e pensano sia diventato vero. Per cui a furia di far finta, Fai finta, sì. non è che diventa vero, diventa che loro si convincono che è diventato vero. Ecco. Per cui diventano arroganti in una maniera disgustosa e finiscono per rovinare la vita a tante persone. Perché se almeno si rovinassero solo la loro vita, uno dice, ok. Cioè, karma sì, però relativamente. Ma sai a quante migliaia di persone stanno rovinando la vita? Capisci? Quindi, allora, da liberazione, cominciamo con Ahankara Mamatva, con le etichette, con la visione impersonalista che noi ne sappiamo di più di quelli che ci vengono, che ci abbiamo davanti. È come il medico, no? Il medico sa tutto lui. Cioè, capito? Non sa ascoltare il paziente, perché cosa ne sa il paziente? Il paziente è stupido. E poi dopo, quando il Esatto. paziente muore perché il medico ha dato una diagnosi sbagliata, sono problemi del paziente. Nessuno, cioè. Sì, ma poi anche in questo caso qua ti allontani, no? Anche con il discorso del paziente, del dottore e del paziente, Certo. ti allontana da quello che tu potenzialmente potresti fare. Cioè, ci sono delle forme di autoguarigione, per esempio, che sono realistiche. Guarda, te lo dico, io ho provato su di me. Io ho Sono una sorella medico, d'accordo. loro ti tolgono questo aspetto qui. Perché pensano tu non sai niente, non senti niente, c'hai sto sintomo, te lo dico io che cosa significa, prendi sta medicina e ti obbligano a prendere la medicina. Ma sai Quando tu perché? Ma sai invece per perché? un Sai pro, perché? Esatto, esatto. diciamo, puoi fare un lavoro Sì, invece, esatto. che ti puoi, Sai e perché? Sai quindi. perché? Sai perché? Mamatva, guadagno materiale. Mamma mia. Allora, Mamatva vuol dire E questi anche sono guadagno di miei prestigio, discepoli, Paramà, pure questione, miei guadagno figli. in prestigio, perché Prestigio! guarda, mica solo il Certo, fatto dei certo, certo. soldi, eh. No, infatti Guarda poi. che i soldi nelle professioni, diciamo che uno ci crede, Sono relativi, sono molto relativi, certo. Ma infatti questo è il punto, questo è il punto. La stessa perché c'è la cosa, soddisfazione, c'è la soddisfazione personale, brava, brava, il potere, potere, comandare è meglio, l'autoreferenziale, c'è un esatto. sacco di cose, ecco. Capito? Ma questo, perché ti ho portato l'esempio del medico? Perché questo è esattamente quello che sta succedendo con questi personaggi che credono di essere i depositari del lignaggio. Cioè, capito? E questi qua bisogna fuggirli come la peste, perché sono tossici. Sono tossici. Noi dobbiamo focalizzarci sulle persone individuali. Se la Però persona è senza i disposta. templi dove vai? Senza i templi, senza dove Ah, vai? arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Ci arriviamo. Infatti, ritorno al concetto che Bhaktivedanta Swami, l'idea originaria di Bhaktivedanta Swami Prabhupada era quella di portare la coscienza di Krishna, non di fare una mat, una sampradaya, che cosa, portare la coscienza di Krishna, dare alla gente un po' di conoscenza di Krishna e l'occasione, l'opportunità di collegarsi con Krishna direttamente, personalmente, attraverso un servizio. E questa è la stessa cosa di Krishna Chaitanya. Chaitanya dice: tutti quelli che incontrate, parlategli di Krishna, diventate guru e liberate la terra. Quindi diventare guru in questo senso significa: tu incontri delle persone nuove, te ne prendi cura, gli insegni quello che tu hai realizzato, non è che gli devi insegnare quello che non hai realizzato per essere guru. Cioè, guru è chi
realizzato quello che insegna. No. Non si può insegnare qualcosa che tu non hai realizzato, perché non so, allora non sei un guru. Vabbè, lasciamo perdere. E la seconda parte era formare una struttura legale, fisica, logistica, in cui tutte queste persone potessero vivere e collaborare e diciamo così, agire insieme in modo armonico, efficiente e consapevole. Vita semplice, pensiero elevato. Quindi, il Varna Shrama Dharma è semplicemente una questione di ruoli sociali. I ruoli sociali significa che ogni posizione sociale ha dei diritti e dei doveri. Non c'entra niente con l'identificazione col corpo. Assolutamente niente. Il Varna Shrama dice: se tu vuoi fare lo kshatriya, queste sono le regole. Se tu vuoi fare il grihasta, queste sono le regole. Che tu sia giallo, verde, nero, blu a pallini, viola, maschio, femmina, grasso, magro, italiano, americano, indiano, africano, cioè non c'entra niente, non è assolutamente l'identificazione col corpo, perché il Varna Shrama Dharma non è basato sulla nascita. Perché c'è gente che dice che il Varna Shrama Dharma è basato sulla nascita? Perché questo era quello che gli hanno infilato nel cervello a tutti, compresi gli indiani che andavano nelle scuole britanniche, con sta bella invenzione della teoria dell'invasione ariana. Ma il Varna Shrama Dharma non è mai stato basato sulla nascita. Mai! Io ho passato 25 anni spalla a spalla con i casteisti più ortodossi del brahmanesimo induista, karmakanda, quello che ti pare. Per farli stare zitti basta un verso, mi sembra, del Padma Purana, dello Skanda Purana, non mi ricordo più, Atri Rishi, che dice nel Purana di qui sopra: Janmata Janmana Jayate Shudra. Neanche tutto il verso, basta una riga sola. Che vuol dire? Per nascita si può nascere solo Shudra. L'unica identificazione che tu puoi avere per nascita ereditaria è Shudra. Perché la nascita biologica ti qualifica solo come Shudra. Esatto, Poi ti evolvi e fai. Janmana Jayate Shudra, Samskara, Samskare, Mi tasca. si diventa Dvija, cioè nati due volte attraverso i Samskara. I Samskara sono le cerimonie rituali che danno delle impressioni. Samskara vuol dire impressione, Impressioni, sì. ok? Quindi, attraverso il compimento di queste cerimonie religiose, rituali, la ripetizione dei mantra, l'adorazione a Vishnu, eccetera, eccetera, attraverso i samskara si diventa nati due volte. E questa è la seconda nascita. Il samskara primario che ti qualifica come nato due volte è la diksha, l'iniziazione. Diksha è il samskara principale. Quindi la diksha viene in contemporanea con il fatto che il guru ti istruisce. Non è che casca, te la tirano addosso mentre passi per strada. Cioè, la diksha deve essere per sua natura legata molto strettamente alla preparazione, all'allenamento, all'addestramento, all'insegnamento che il guru ti fa in modo personalizzato per un minimo di 10 anni. No, aspetta, non 10, di 5 anni. Un minimo, 3 anni. Tre, No, 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 no. No, 3
Gianni non hai il microfono. Sì. 3 Però è basso, è da dove? basso. Chi dice 3? Chi ha detto 3? Da dove hai preso questi 3? Da Liscon? Dove hai preso questi 3? 3 anni, chi l'ha detto 3 anni? Mi sa che non ti sente, Paramo. Ma è fermo, eh? Ecco il Ah, gelato. No, 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 si muove, si muove. ecco. Vedo che si muove. No, mi piacerebbe sapere da dove vengono questi 3 anni, perché a me risulta che i bambini alla gurukula vanno all'età di 5 anni. E non lo so se a 8 anni già prendono iniziazione, eh. Dipende, forse, che non so. E non si sente. Alza Gianni, il volume. prova a controllare le impostazioni del tuo microfono, che a volte fa questi scherzetti, fa a me. Immagino li faccia anche a te. Vabbè, comunque va bene, può essere 3 anni, 5 anni, 10 anni, ma non è una roba che ti tirano dietro e ti dicono adesso tu sei iniziato, sei mio discepolo. Cioè, Adesso si sente? adesso Sì. ti sentiamo, adesso ti sentiamo. Io sapevo 12 anni. Ah, quindi era 12 questo. Ah, io ho capito, ho visto Avevamo 3. letto 3. Ma dipende, dipende, perché come abbiamo detto altre volte, tutto ciò che ha, diciamo così, che è riferito, relativo, che rientra nella relazione tra guru e Shisha è personale. Quindi è soggetto alla insindacabile responsabilità del guru. Cioè, è il guru che deve decidere, dimmi, chi è? Rifaccio la domanda che ho già fatto. Ma noi il guru dove lo troviamo? Se il tempio non è necessario, se un luogo fisico che rappresenta questa cosa non lo troviamo, non c'è, non è necessario, dove lo troviamo il guru noi? Allora. Noi l'abbiamo trovato dentro i templi. Tu, io, loro non lo so se loro due ci sono andati. Noi siamo Tu andati nei puoi templi. trovare, ascolta, no, non hai trovato un guru. No, però Però hai abbiamo. trovato uno che diceva di essere Sì, vabbè, guru. quello è un altro Oh, discorso. scusa, cioè, Sì, però diciamo. allora, non c'è non è vero che non sono necessari i templi. Ah, ecco. Cioè, non è che siccome i templi non sono indispensabili o non sono gli unici depositari della verità assoluta, vuol dire che i templi non ci devono essere. Ok. I templi ci sono sempre stati. Anzi, in Kali Yuga sono diventati ancora più importanti perché sono punti di aggregazione in cui incontrare delle persone che hanno una mentalità simile, like-minded people, no? Allora, tu vai al tempio, se anche se uno ti viene presentato come guru, ah, questo è il nostro guru, cioè, vabbè, fammelo conoscere. No. Non gli dici, ah sì, accetto il guru, così, cioè, a scatola chiusa. Dici, vabbè, fammelo conoscere. Il guru si trova così come si trova qualsiasi altra cosa, lo si cerca. Se non lo trovi da una parte, cercalo dall'altra. Però la cosa più importante è quando tu sei pronta, il guru arriva. E tu devi stare attenta a saperlo riconoscere, perché tu prima di incontrare il guru ti devi fare una cultura per capire cos'è un guru. Perché se tu non sai cos'è il guru, ne puoi incontrare 15 in una stessa stanza e non ne riconosci nemmeno uno. Perché ti aspetti che venga fuori uno con la maglietta, io sono il guru. Oppure che arrivi la processione con i tamburi, le trombe, arriva il guru, e allora quello lì è guru. Questi non sono criteri su cui ti devi basare. Cioè, il guru si riconosce da quello che dice, da quello che fa, non da
dei marchi di brevettati che c'ha sulla maglietta. Capisci? Quindi Tevio va benissimo, perché no? Ma anche le fattorie. Torniamo. Varna Shrama Dharma significa ruolo sociale per sostenere la società. Allora, i Vaishya, il voto dei Vaishya all'iniziazione è: noi facciamo voto di produrre cibo per tutti. Questo è il voto dei Vaishya. Lo Kshatriya, quando prende iniziazione alla Kshatriya, dice: io faccio voto di proteggere i Praja. Il Vaishya dice: io faccio voto di produrre cibo. Agam Bahu Kurveta Vratam. Adesso non mi ricordo più esattamente il sanscrito. No. Produrre cibo per tutti, per tutta la società. Allora, quando Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada parlava della terra delle mucche, c'aveva ragione. Guardiamoci intorno e vediamo dove siamo messi a questo punto. Perché con il disastro climatico la gente non si rende conto che sono squilibri climatici, non è che farà solo un po' più caldino. Perché quando gli scienziati, i meteorologi, gli accademici dicono che la temperatura globale si alza di 1 o 2 gradi, la gente dice: ma sì, cioè, ci berremo qualche bibita ghiacciata in più, cioè, regoliamo il condizionatore. Non si rendono conto che si tratta di squilibri climatici, perché il pianeta, il sistema, l'ecosistema cerca di riequilibrarsi. Per cui 1 o 2 gradi in più significa uragani, cicloni, siccità, distruzione delle piante, Ghiacciai che si sciolgono. ghiacciai che si sciolgono, vabbè, ci abbiamo più acqua, però la distruzione dell'agricoltura vuol dire che la gente non c'ha più da mangiare. Perché quando sì, questo caldo, finalmente piove. Oh, che bello, non fa tanto freddo. Allora, cosa succede? Che in dicembre non fa più freddo, sotto Natale viene fuori il sole, ci sono 10 gradi, 12 gradi, eccetera. Le piante dicono: ah, ecco, è arrivata la primavera. E pop, cominciano a mettere fuori i loro bei germoglietti. E poi ti arriva la ghiacciata per un mese e mezzo a gennaio-febbraio, e cosa succede a quelle piante O lì? le Allora, grandini, queste sono grandini problemi dei terribili. contadini, a me che me frega, i contadini, Ah, sì. ma che contadini? Ma la gente pensa, no, forse inconsciamente, perché non credo ci sia qualcuno così deficiente da pensarlo coscientemente. Pensa che gli alimenti vengono fabbricati nei supermercati, nelle fabbriche, da zero. La carne coltivata in laboratorio, no? Cioè, chissà cosa si immaginano, no? Che prendono un po' di sostanze chimiche qua, sostanze chimiche là, mescolano nel pentolone e voilà, viene fuori gli spaghetti. Bah, c'è capito. Per cui, quando mio padre diceva la terra delle mucche, caspita, c'aveva ragione, perché se noi in tutti questi anni, capito? In tutti questi anni, quanti anni sono? 60, 70, 1970, dal 1970 al 2023, ci fossero state queste comunità agricole dove tutti erano benvenuti a fare del servizio, a prescindere da quello che credevano, se erano disposti a fare adorazione a un solo guru oppure no. Se semplicemente fosse stata una questione di coltivare del cibo e proteggere le mucche, proteggere la terra, proteggere le mucche, noi a questo punto saremmo in una situazione molto diversa. Bhaktisiddhanta voleva vendere tutte le
pietre dei suoi templi. E qua praticamente vendono la terra per mettersi in tasca i soldi per andare in giro in prima classe in aereo, per andare di qua e di là alle feste di compleanno, le reciproche, E a costruirsi le ville. e a costruirsi le ville. Quindi il Varnashrama Dharma va Questo bene, hanno fatto. e ancora lo fanno adesso. Boh. Allora. Sì, ma ogni tanto viene su qualcuno: no, ma guarda, in sud India c'è una fattoria. Cioè, ragazzi, dal 70 al 2000 son 30 anni. Dal 2000 al 2020 sono 20 anni, sono 50 anni. In 50 anni hai fatto 4 fattorie. Ma siete stitici o che cosa? E quanti tempi hanno fatti, invece? Quante altre cose obbrobriosano. Negli Stati Uniti la ISCON ha dichiarato bancarotta per non pagare i danni ai bambini della gurukula che hanno ricevuto diciamo così, la sentenza, cioè gli sono stati assegnati le compensazioni dei danni subiti. Hanno dichiarato bancarotta, guarda un po'. Bello Loro che sostengono che non hanno scandali. il problema è che coltivare il terreno è pesante. Stai in basso, terreno è basso. Vabbè, comunque ci sono anche. Sì, è un problema. Villa Vrindavana ha 80 ettari di terreno. Deve Però essere. Cosa ci coltivano? Ci per la maggior coltivano parte i brahmacari fasuli che vanno in camporella con le c'è la ospite della foresta, ci festa sono la le domenica. sequoie. Dai. Crescono su come i funghi. Pa, 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 pa. Cioè, 80 ettari. No, anche poco comunque c'è Non anche ti dico, io ero a Villa Vrindavana quando hanno cominciato a prendere le mucche. Una mucca è cascata, non so se è andata in un fosso, che cosa, l'hanno tagliata a pezzi, gliel'hanno venduta al macellaio. Dante, come si chiamava il macellaio amico di Marzia? Oddio. va bene, che ormai è Questo è morto. terribile. No, ormai Io ero ero lì, lì. dicevo, ma dove sono, Sembra una signori? barzelletta, è talmente grottesca l'immagine, no? Inserita lì, che sembra una barzelletta. Ma infatti io mi ricordo quando è successo, c'erano i devoti lì in fondo alla valle, che c'erano tre mucche, che sono sballati completamente. È arrivato sto macellaio con la sega elettrica. Ma ormai la La mucca mucca era morta. era Gianni, morta. Gianni, fai bravo. Fai bravo, dai, lo sai anche tu. Ascoltati. Ascoltati. Perché se tua mamma muore, tanto è morta, la fai a pezzi, la vendi al macellaio, ci fai lo spezzatino. Ci fai il brasato. Ormai è morta. Guarda, Cosa no, devi veramente. fare? Oh! Dai, Gianni, scusa. Cioè, delle Fa cose bravo, veramente dai. allucinanti, dai. Fa bravo. Io lo so che tu difendi i tuoi amici. Capito? Va bene, però, Ciccio. Dai, ma poi la gara a chi vende di più, l'applauso, all'applauso, alle cose tipiche Ok, americane, che chi vende di più, dai. torniamo alla moccia. I Quindi, premi. Varnashrama, abbiamo capito che ci sono delle regole da seguire. Tu vuoi fare il Vaishya? Sta attento che la mucca non cada nel fosso, stupido. Ma mi sembrano i tibetani fuori di melone, che siccome Buddha ha detto che non bisogna uccidere gli animali per mangiarli, questi qua vanno a far pascolare gli yak
sulla stradina di 30 centimetri di larghezza, poi va buh! Ormai è morta. Cioè, gli fanno cascare giù nel strapiombo, perché così non li uccidono loro, eh. Ormai è morto. Ma dai! Vuoi fare il Vaishya? Devi proteggere le mucche, devi fare come faceva Krishna. Vai fuori con le mucche. Se la mucca esce dalla stalla, la devi seguire. Per controllare che non si faccia del male, non è che vai, qualche fosso in più, qualche fosso in meno. Poi c'è caduta dentro, peccato. Dobbiamo ucciderla perché ormai è caduta nel fosso. Adesso ormai che è morta, ci facciamo le bistecche. Questo non è Vaishya, questo non è Varnashrama Dharma. Cioè, No, nel senso che dobbiamo prendere che in quegli anni c'era molta meno esperienza e conoscenza. allora, siccome adesso invece c'è molta più esperienza e conoscenza, cosa stanno facendo? Quante mucche hanno a Villa Vrindavana? Non so di preciso. Bravo! Questo volevo sapere. L'unica conoscenza e esperienza che hanno capito, che hanno imparato, è non tenere le mucche. Perché bisogna lavorarci dietro. La terra è bassa e le mucche bisogna correre lì dietro. Siccome non abbiamo voglia di lavorare, noi siamo trascendentali, capito? Chi se ne frega delle mucche, chi se ne frega della terra. E No, questo che non hanno conosco il imparato numero, adesso in tutti questi anni non di conosco il esperienza e numero, ma conoscenza. ce l'hanno. Eh? Non conosco un numero, ma ce l'hanno. Oh, va bene. Una decina, Sì. dodici. Ma, cioè, capito? Vediamo perché. Io, come tu pensai, io non frequento. Ma non è che mi sia arrivata la voce dai video, dai giornali che hanno una fattoria modello, tutte le mucche sono felici, guarda qua le nostre mucche. Se ce l'avessero le farebbero vedere. Credo, credo io. Credo io. Ah. La terra è bassa, sì, però esistono le coltivari alzate, nel senso che se tu hai problemi di schiena, fai il muretto di contenimento, ci metti dentro la terra e la terra diventa meno bassa. No, in parte la coltivano per il loro fabbisogno, indubbiamente, però nel senso gestire oggi, entrare sul mercato col Ma terreno. quale mercato? No, ma no, predica! Fatelo vedere che proteggete la terra, proteggete le mucche. Se non lo fanno vedere, vuol dire che non lo stanno facendo. O comunque, come minimo, vuol dire che non lo considerano una cosa importante. Magari non lo stanno facendo, ma cioè, è una roba tipo, sì, va bene, capito? Cioè, coltiviamo due pomodori. Non è che io sto dicendo che Villa Vrindavana deve andare al mercato della frutta e verdura a vendere gli ananas. C'è capito? Però se facessero il sugo dei pomodori di Villa Vrindavana biologici, cioè, secondo me, a qualcuno riescono, li stanno facendo, non mi risulta. Goramandala era così. Quando ci Era andavo io c'era tutta la boutique dei prodotti biologici. Perché e adesso? c'era l'amico mio che si è fatto devoto e coltivava la terra, che adesso si chiama Ragubir. Esatto. Sì. Il punto è che non c'è nessuno che lo 10 considera anni, 10 importante anni ha abbastanza. lavorato la terra, Questo 10 lavoro, anni. capisci? Il problema è che i dirigenti non lo considerano un servizio importante. Per loro è molto più importante il servizio, costruire i templi super, eccetera, eccetera, i bagni con le finiture d'oro, piuttosto che proteggere le mucche. Nello stesso periodo in cui tanto la mucca è morta, tanto era già azzoppata, tanto era già morta, eccetera, eccetera, stanno facendo
l'appartamento di Gurdeva con i bagni con rubinetti d'oro. Oro, no, ottone, oro. Allora, scusa, non è una questione di avere poca conoscenza e poca Beh, esperienza. comunque questa cosa qua poi è stata criticata pure da loro, Eh eh? sì, Cioè questo buongiorno, ma aspetto dopo è stato. qualcuno ha avuto l'idea e l'ha messa in pratica all'inizio, Sì, ecco. c'era questa affezione materialistica di voler dimostrare, no? Beh, pure quando Prabhupada stava in Torniamo a Motta. India, Allora, no? Stanno stava in ci India con Sri sono Lanka cinque, quattro Dharmaraj. tipi, quattro Sri tipi di Lanka motta. Dharmaraja, cioè, insomma, aveva visto questo aspetto di questi devoti che arrivavano con le limousine, Sì, beh, e chiunque aveva le Prabhupada gli ha chiavi del detto, dice, cervello gli vabbè, poteva dimostrano ridere. l'affetto, vogliono dimostrare Ma l'affetto che così. afferma? No, se avessero studiato che cos'era il Varnashrama Dharma, avrebbero detto che il sannyasi, specialmente, queste cose non le deve fare. Infatti Avrebbero Srila scoperto che il Dharmaraja. Brahmana queste cose non le deve fare. Perché si tratta di regole, non di identificazione con il corpo, materiale con il corpo. Il Brahmana deve essere povero. Il Brahmana non deve avere possedimenti materiali, prendere donazioni e appena gli entrano in mano le donazioni le deve trasformare in donazioni per chi ne ha bisogno, per quindi distribuzione di cibo, cioè cose che siano prasada, cioè capito? Cose che siano utili al mondo, alla società. Nei sannyasi non ne parliamo neanche, perché sannyasi non deve avere neanche le scarpe, che dire la limousine e il bagno con i rubinetti d'oro. Dai, questa è follia pura. Andiamo avanti. Allora, secondo gli Shastra esistono quattro tipi di moksha che vengono chiamate specificamente Sayuja, Salokya, Sarupya e Samipya. Allora, Salokya vuol dire stare nella stessa, vivere insieme, nello stesso pianeta. Loka non vuol dire proprio pianeta dal punto di vista, fisico, ma vuol dire posto dove stanno delle persone. Quindi, Salokya, la liberazione detta Salokya è tradotta in devotese, andare a Goloka Vrindavana o a Vaikuntha. Questa è la liberazione moksha detta Salokya. Poi abbiamo Sarupya. Sarupya vuol dire ottenere una forma uguale a quella di Dio, di Vishnu, di Krishna, eccetera. Quindi Krishna è un pastorello, per cui tu diventi un pastorello anche tu. Hai una forma di pastorello, quindi ti impegni nelle attività di Krishna insieme con Krishna avendo una forma adeguata, quella che noi chiamiamo Siddha Deha. Ok? Sarupi. Poi abbiamo Samipya e Sayuja. Sayuja significa avere una relazione, Yuja, essere impegnati. E Samipya vuol dire è quella che si chiama Kaivalya, no? Kaivalya vuol dire fare uno con Dio. Allora, abbiamo già analizzato diverse volte cosa vuol dire essere uno con Dio, fare uno con Dio, fondersi in Dio, con l'esempio della molecola di acqua che va a fondersi nella idrosfera del pianeta. Non è che non c'è più differenza. Non c'è più individualità. La molecola di acqua continua ad avere i suoi due bei atomi di idrogeno e il suo atomo di ossigeno. Quindi non, rimane individuale, però non ha più una consapevolezza separata, nel senso che non si considera indipendente da tutto il resto dell'idrosfera, dell'acqua che esiste sul pianeta. È insieme, vive nello stesso posto, ha la stessa forma ed è impegnata con tutte le altre molecole d'acqua e con l'oceano.
Noi siamo cellule nel corpo di Dio. Continuiamo a avere la nostra individualità. Ognuno di noi continua ad avere il suo servizio. Ma loro la vedono come fusione questa. Chi loro? Quello che... Vabbè. Qui ricaschiamo nel concetto dell'impersonalismo che definisce un gruppo di persone come omogeneo, in Omogenei, sì. modo pregiudiziale. Cioè, se tu non vai a chiedere a Che poi ciascuna scusa, non persona... sarebbe lo Shantarasa? No, lo Shantarasa... Allora, i rasa sono diversi dalle forme di No, liberazione. vabbè, non ti voglio Se no ci interrompere. andiamo a No, discorso. no, 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 no. No, no, quello che sto dicendo è che quando si dice gli impersonalisti, gli Advaitin, allora tu devi innanzitutto andare a vedere se questo non è semplicemente un pregiudizio materiale. Perché devi andare a chiedere a ciascuna di queste persone che tu consideri facenti parte di quel gruppo qual è la loro opinione. Perché troverai pecore che non hanno nessuna opinione propria, perché non hanno cervello praticamente. Per cui aderiscono al dogma ufficiale della Serve, non massa. gli serve. Non gli serve, che me ne faccio, capito? Troverai, ma non è che tu puoi Stanno bene etichettare. come stanno? Stanno bene in quel ruolo gli sta bene a pennello, Ma non è che c'hanno tu puoi delle. etichettare tutti nello stesso modo perché sembrano appartenere allo stesso gruppo. Perché tra le persone che fanno parte della, diciamo così, Sampradaya di Adi Shankara, c'è Krishna Chaitanya, c'è Madhavendra Puri, c'è Ishvara Puri, cioè questi sono stati iniziati nella Sampradaya. Fanno parte della Sampradaya di Adi Esatto, sì. Shankara. Cioè, capito? E questa è la storia. Allora, noi dobbiamo andare a vedere cosa diceva esattamente Adi Shankara e ciascuna delle persone che si professano suoi seguaci o rappresentanti o quel che è. Perché, facciamo un esempio anche con i seguaci di Prabhupada. Non è che tutti quanti hanno le stesse idee di Prabhupada, ma non sanno neanche cosa loro pensava Prabhupada, secondo me, che Dio gli aveva le stesse idee. Per cui attenzione, attenzione, quindi dobbiamo stare molto attenti e puntare più sulle persone individuali e su la dimostrazione di quello che pensano, che dicono e che fanno. Non quello che noi pensiamo che loro pensino, capito? Perché questa è speculazione. Chi te l'ha Sì. detto? Chi te l'ha detto che quello lì pensa così? Gliel'hai chiesto? Se non gliel'hai chiesto, stai speculando. Cioè, noi possiamo fare supposizioni. Ecco perché c'è tanto gossip, perché non c'è la relazione personale. Infatti tutti Esatto. parlano dell'uno e dell'altro. Io quando sono stata a un periodo l'ho detto a mio Certo. guru e mio guru mi ha detto così, mi hanno fatto una capoccia così, ha detto. Proprio così, eh? Ha fatto questo gesto. Non ne posso più, Manini, ma mi hanno fatto una capoccia perché non c'è la relazione personale. Quindi tutti parlano dell'altro e nessuno parla Ma direttamente. se facessero delle supposizioni, va bene. Il problema è che le spacciano come verità. Capito? Infatti. Cioè, uno può fare una supposizione, ok? Va a verificarla. Può Certo. fare un calcolo delle probabilità. Va a verificarla. Esempio, se tu vedi una spogliarellista entrare nella stanza di un sannyasi, puoi fare delle supposizioni. Però per essere sicuro devi andare a chiedere. Però non è Non detto, è detto, non è perché detto. quello è un pregiudizio che tu hai perché Brava. sai che lei fa la spogliarellista. Che ne Esatto. sai? Esatto.
tipo di relazione c'ha con quella persona. Esatto. Per cui, come dicevo prima, si possono fare le supposizioni, si possono fare dei calcoli della probabilità, ma non si può spacciare per assodata verità una cosa che noi non abbiamo verificato. La cosa che io dico sempre a tutti è verificate. Io mi posso sbagliare, Certo, eh. sì, lo Tutti si dici possono sempre. sbagliare. Capito? Anche i puri devoti, anche i guru si possono sbagliare. Certo. Il punto è, andiamo a verificare. Allora, non è che si può opporre una teoria a un'altra teoria e credere di aver risolto il problema. Bisogna verificare. Quindi la liberazione non è contraria alla Bhakti. Quando Rupa Goswami dice Kaivalya Narakayate, dice che Kaivalya, la liberazione considerata Kaivalya, è considerata una condizione infernale. Cosa vuol dire? È considerata una condizione infernale se esclude il servizio devozionale, la relazione personale con Dio. Allora, Esatto. cosa fanno? Prendono metà dell'affermazione, la tolgono dal contesto e la spacciano per una verità assoluta applicabile in qualsiasi circostanza. No, non si fa così. Questo lo fanno i cristiani, si chiama cherry picking. Cioè, cogliere le ciliegie, no? Questa mi piace, la prendo, questa non mi piace, la lascio lì. Allora, è Cherry vero, picking, cherry picking, prendere. esatto, cherry picking, Carino, non ho mai sentito. no, no, è un modo di dire abbastanza no. Quindi, cosa vuol dire? Noi dobbiamo prendere dalle scritture, dall'affermazione delle persone, no? Dobbiamo vedere il contesto. Perché se noi vediamo il contesto, c'è il grosso rischio di malintesi, di interpretazioni errate, che poi dopo vengono trasmesse male di generazione in generazione fino a che si arriva a situazioni insostenibili. Quindi la goccia d'acqua che si fonde con l'oceano, cioè che torna all'oceano, Certo. non è il suicidio dell'anima. Perché No, assolutamente. loro pensano voi. Ma l'anima non si può suicidare. Ma lo dice l'inizio della Bhagavad Gita, l'anima è immortale, immutabile. Che suicidi l'anima? Ah, vedi, quindi già, e quindi questa è proprio speculazione pura. Perché se l'affermazione è questa, no? Di Se livello l'affermazione è questa, neoprofessionale, vabbè. vista cioè il discorso della fusione Atman-Brahman è visto come impersonalismo, perché si considera che è suicidio dell'anima, cioè si va contro il principio fondamentale. Esatto. L'anima, l'atma non Cioè. si può suicidare. Ma l'atma, la cosa più divertente è che l'atma non è mai separata dal Brahman comunque. Vedi. Perché se Cioè, Dio no, è guarda. onnipresente, dimmi dov'è che se ne va l'atma per non essere collegata col Brahman. Dimmi, Chaitanya. Intendo dire, ma questa è considerata liberazione? Questo il processo del Kaivalya è liberazione, cioè Kaivalya è il primo Kaivalya, stadio della liberazione. primo stadio, ha detto ce ne stanno quattro, no? Ce ne Sentito? stanno quattro. Questo è il primo stadio, però è da questo stadio Prabhupada diceva che si può ricadere. Sì, non è l'unico a dirlo. Non è l'unico a Ok. dirlo. Perché Sì. praticamente questo livello di liberazione a Kaivalya è praticamente tornare nel Brahma Jyoti, Eh sì, no? è quello. E il Brahma Jyoti praticamente è formato dalle scintille Sì. Anuatma che non sono sviluppate. Fate, sì. Quindi tutti quanti gli esseri in questo universo raggiungono la Kaivalya alla fine del ciclo dell'universo.
per cui vengono riassorbiti nel Brahmajyoti. Però Sì. siccome il Brahmajyoti non si evolvono, devono tornare a fare delle attività di evoluzione. Quindi si può tornare indietro, anche dopo aver raggiunto la forma umana, si può ritornare nel Brahmajyoti. Però dal Brahmajyoti tu comunque non è che perdi tutto, no, non è che non ti ricordi più Sparisci, niente, sparisce tu, cioè sparisci. no, non sparisce né No. te, nella tua individualità, nella tua memoria, né niente. Tutto quello che tu hai imparato è eterno. Dice Krishna Bhagavad Gita, anche un solo passo su questa via non va mai perduto. Per cui metti caso che o finisce il ciclo dell'universo, oppure tu desideri stare un po' tranquillo, no? Come dice l'eterno riposo dei cristiani, no? No. La lux perpetua, luceat eis, è la luce del Brahmajyoti, è la luce del Brahmajyoti. Cioè tu ci puoi stare tutto il tempo che vuoi, ti riposi, dormi, perché eri stanco, capito? Poi quando sei pronto, ricominci il viaggio e ricominci da dove hai lasciato. Ora, lo sviluppo di queste quattro altre forme di liberazione portano a sviluppare ovviamente una relazione con Dio. Quindi, dopo aver attraversato prima la liberazione di base, la moksha, il Brahma Bhuta. Perché il Brahma Bhuta è il Brahmajyoti. È semplicemente la liberazione dalle identificazioni e dagli attaccamenti materiali. Per cui tu più del Brahmajyoti non vai. Però lì comincia la Bhakti. Come dice la Gita, Mad Bhaktim Labhate Para. Lì puoi ottenere la Bhakti. E quindi cominci con la Vai di Bhakti. Cominci seguendo le regole, seguendo il sadhana, la sadhana bhakti, e seguendo la sadhana bhakti, man mano ti purifichi, ottieni la realizzazione, sviluppi il tuo corpo spirituale, il tuo siddhadeha. Quindi cominci ad avere sarupya, il salokya e sayujya, no? Sarupya, salokya e sayujya praticamente mi ricordano le tre divinità primarie di Vrindavana. Madana Mohana, Govinda, Gopinath, perché diciamo così, si comincia con diciamo così, conoscere, stare sullo stesso pianeta, in pratica, no? Sulla stessa dimensione, sulla stessa lunghezza d'onda di Dio, grazie al rapporto, all'insegnamento con il maestro spirituale, con il Sadhana Bhakti, poi si passa a Sarupya, che significa sviluppare una consapevolezza di sé come trascendente, come forma di corpo spirituale, come Siddhadeha, che è Govinda. Dopodiché si arriva a Gopinath, in cui tu ti impegni effettivamente nel servizio devozionale diretto, personale, lì entriamo nel discorso dei rasa. Ma sono tutti gradini. Quando uno arriva a Sayuja, allora comincia la Raganuga Bharti, perché è vero servizio. Tu sei effettivamente, non puoi più cadere perché sei arrivato. Chi raggiunge, come dice Krishna, chi raggiunge la mia dimora non Non cade torna più. più indietro. Quindi la mia dimora è Sarupya, Salokya. Cioè, quando si raggiunge questo livello di impegno reale, genuino, spontaneo con Krishna, e non si, non, lì non si cade più, non hai più bisogno, cioè anche se finisce l'universo, tu non sei più, non hai più bisogno di rinascere, non hai più bisogno di un corpo, perché ormai sei su. E quando si dice che il servizio devozionale inizia nel momento in cui noi cominciamo a recitare Mahamantra, che da quel momento inizia il servizio devozionale, Ma questo che lo dice inizia Srila questa qua Prabhupada. quando tu hai iniziato a recitare il Mahamantra in vite precedenti? Che ne sa?
Che ne sa questo qua? Cos'è? È andato a vedere con la macchina del tempo di tutte le tue vite precedenti, che non hai mai recitato in una macchina. Primo. Secondo. Prabhupada dice che Quale inizia il servizio devozionale nel momento in cui noi iniziamo a recitare il Mahamantra. secondo? C'è Non scritto sui togliamolo suoi dal libri. contesto. Non togliamolo dal contesto. Il contesto è che nel momento, quello che Prabhupada probabilmente voleva dire, cosa che Sì, voglio dire, è che certo, quando perché noi poi c'è. cominciamo a recitare il Mahamantra, manifestiamo il nostro desiderio di impegnarci nel servizio devozionale. Infatti lui dice ci vuole un attimo, ci Sì, vuole, dice ma questo, un esatto, momento, un però attimo. bisogna stare attenti a non toglierlo dal contesto. Certo. Perché se tu me l'hai detto così, io infatti ho capito che prima di recitare il Mahamantra non c'era servizio devozionale, oppure che immediatamente c'è tutto il servizio devozionale, tutto. Bisogna metterlo nel contesto. Capisci? Io sono d'accordo che basta. Ma questo è quello che dicono anche i falasciuti di un sacco di studi, eccetera, no? Che dicono tutti i benefici che si possono ottenere recitando quella preghiera, quello studi, eccetera. Siamo Ah, tu falasciuti. vuoi dire, scusa, allora adesso ho capito a scoppio di verità, tu vuoi dire, è vera quella frase? Ci vuole un attimo? Perché? Perché ci sono tutte le vite, il lavoro che hai fatto nelle vite precedenti, in questo senso è vero. Quindi non è una formuletta, cioè è reale nel momento in cui esiste tutto un background, diciamo, Ma non dell'evoluzione solo, dell'anima. ma non solo. Se uno qualsiasi per strada recita il Mahamantra, pronuncia la formuletta e poi per 40 vite non fa più niente, dove ha iniziato il suo servizio devozionale? Ha iniziato, c'ha un semino, c'ha un granellino di un seme di papavero che l'ha messo da qualche parte, non si ricorda più dove l'ha messo. Ce l'ha in cantina, ce l'ha in solaio. Sì. Ma non è che uno perché recita una volta la formuletta, trac, è già del servizio devozionale. No, ho Attenzione. capito. Cioè, se tu inizi a recitare il Mahamantra con il desiderio di servire Krishna, di impegnarti nel servizio devozionale, allora da lì poi comincia il viaggio. Ma prima di arrivare a essere veramente impegnato nel servizio devozionale, c'hai del lavoro da fare, Infatti, Srila Siddharmaraj dice che se non c'è consapevolezza è un suono materiale, addirittura lui dice. Dice che è un sì. suono materiale. Ecco. Io non arrivo a Tu non tanto. la le, sì, perché tu dici che è trascendentale. Tu Ma dici che. mica solo lo dico io, lo Sì, dicono no, nel tutti. senso che tu Cioè, sottolinei questo è aspetto. Invece trascendentale lui nel pensa senso che che è se un non suono, c'è consapevolezza, però ecco, quello non. che ci arriva nell'orecchio o sulla lingua è il suono materiale. Ecco, in quel senso dicevo In te. questo senso c'ha ragione. Capito? Però non è che è il mantra il suono materiale, è quello che ti arriva a te, è l'aspetto. È come Vrindavan, andare nei luoghi sacri. Esatto, Il infatti. Radha Golf Club non c'è Esatto. della Vrindavana vera, c'è nel livello materiale che tu inciampi dentro mentre cammini. Ma non è che tu riesci poi a entrare a Vrindavana semplicemente scendendo È dall'autobus, eh? come se tu vai a Vrindavan, l'unica cosa che vedi è la sporcizia che ci sta e i maiali che Esatto, mangiano là. Cioè, esatto. guardi solo quello e non vedi nient'altro, come è successo a me quando ci sono andata con persone che erano materialiste. Cioè, loro non vedevano, non coglievano l'aspetto spirituale, ma vedevano l'aspetto sociale. A Delle Vrindavana non ci fogne sono a mai cielo, entrato. della fogna a cielo aperto, della mondezza da tutte le parti, dall'inquinamento dei rickshaw, dei motor show e tutto Vrindavana non questo. ci sono mai entrati. Esatto, e infatti, e quindi quello vale pure per Mahamantra, non è che cambia, eh.
brava. Cioè, il mantra c'è, è sempre trascendentale. Sempre Per cui trascendentale, anche se Vrindavana è tu sempre semplicemente hai trascendentale. una, diciamo così, mentalità Shiva materiale, Siddharmaraja voleva dire questo. esatto, se continui a recitarlo, a un certo punto il mantra stesso ti scava il buco come un martello pneumatico, no? Ta, 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 e Così. poi dal buco si infila dentro, Sì. A no? Però devi me è successo a continuare. me così. Io ero Non è che bella tu, cioè, tosta. spari un mantra, una tantum e sei già, capito, del servizio No. emozionale. Non esattamente. Va bene. Direi che abbiamo esaminato l'argomento. Ci sono altre domande, obiezioni, punti, elaborazioni, cose da No, sollevare? volevo sapere da Dimmi. te, no? Abbiamo analizzato appunto tutte e quattro le forme di liberazione o solo due? No, abbiamo detto la Sarupya è la stessa forma, cioè avere Siddha Deha, Sì. avere sviluppato questo corpo trascendentale con cui tu servi Dio, Sì, la diciamo, nella famosa Siddha consapevolezza. Deha di Bhaktivinoda Thakur, no? Esatto. Poi c'è la Salokya, che sta sullo stesso pianeta, nello stesso posto, quindi entrare a Sì. Vrindavana, Esatto. capito? E poi c'è la Sayujya, che è l'impegno effettivamente nel servizio devozionale, la relazione con Krishna, essere nella relazione con Dio personale. No, Yuja Anche viene. qua, Sì, anche qui. certo. Tutto questo deve essere fatto mentre siamo qua, mica dopo Qua, che siamo sì, morti. Dopo infatti, esatto. che siamo morti non fai più Morte. niente. Quando sei morto non vai da nessuna parte. Se non hai raggiunto il livello di liberazione in questa vita, in questo corpo, quando muori pigli un altro corpo. Cioè non è che. Pa! Misteriosamente arrivano i Vishnu Duta. Quindi queste sono le quattro forme di liberazione che noi dobbiamo capire bene da qui. Certo. Quindi non c'entra niente il fatto che io muoio, poi l'anima va, non si sa bene dove va. Cioè, queste sono cose che dobbiamo realizzare qui. Yes. Quest'idea che noi moriamo andiamo a Vaikunta. Indovina dove l'hanno pescata. Dai paradiso di Cristo e di Gesù, queste cose Esatto, così. esatto. Vedi? Ragazzi, dai. Dai, ci vediamo oggi pomeriggio. Alle 18:30 per parlare di Radha Rani, Sri Radha. Io non ci sono pomeriggio, Lo mi so. scuso. Sì, lo sappiamo. Ci dispiace. Io può darsi di sì e può darsi di no, Vabbè, non lo so. non è un problema. Aspetta Come che tira fermo la l'aria. registrazione così se abbiamo concluso qui.